situazione della seconda ondata da noi non è mai finita. Abbiamo avuto un incremento per quanto riguarda i pazienti bresciani costante in crescita dalla fine dell'anno e abbiamo avuto un'acuzia mentre all'inizio speravamo che non fossimo nell'epicentro e quindi abbiamo preso molti pazienti da Monza, da Varese, abbiamo dato una mano nel momento in cui si poteva darla. Però mentre nelle altre zone della Lombardia la situazione è migliorata, noi abbiamo continuato a tenere sempre alta la presenza di pazienti. Abbiamo avuto non meno di 200 pazienti in ospedale, sempre Covid bresciani, e sono saliti nelle ultime settimane e costantemente stanno aumentando di numero. Stiamo rimodulando l'attività, aprendo un padiglione nuovo ad alta intensità di cura e soprattutto ad alto isolamento, ma la pressione sull'ospedale sta crescendo costantemente. Ecco, è zona, lo ricordo, arancione, Brescia, proprio per questa situazione. Quindi lei parla in realtà di una seconda ondata, è bene ripeterlo e chiarirlo, che non è mai terminata, è ormai da 3 mesi che sta andando avanti, è così? Esattamente così. È stato anche strano la differenza rispetto alle province limitrofe. Noi abbiamo continuato a crescere e mentre le altre province c'era un quadro di miglioramento. L'ipotesi delle varianti rientra nella possibilità, nel senso che rispetto ai campionamenti fatti nella regione e in provincia di Brescia sembrano essere assolutamente più, soprattutto quella inglese, assolutamente più prevalente. Ecco, le varianti, la fermo subito, le varianti che state registrando, abbiamo prima sentito Roma, un altro tipo di variante, è prevalentemente quella inglese, lei stava dicendo, ma ce ne sono altre? Sì, nel senso che prevalentemente direi che sta diventando quella dominante assolutamente sul nostro territorio, quella inglese. Nei campionamenti sono stati identificati anche alcuni sporadici casi di variante sudafricana. Nel mio ospedale 2 casi in totale che sono stati isolati, nessuna di quella brasiliana. Nessuna di quella brasiliana, ma ci sono ancora posti letto o no? È un gioco, man mano che fai la pressione si rimodula l'ospedale per cercare di incrementare i posti letto. Solo che a questo punto siamo arrivati al livello in cui se dobbiamo salire ancora dobbiamo per forza sacrificare le prestazioni e l'assistenza ai pazienti non agli altri pazienti. Senta, per capire, la fermo poi la lascio continuare, sì. Per capire, è peggio adesso dunque di un anno fa? No, un anno fa siamo stati travolti assolutamente, abbiamo dovuto riconvertire tutto, siamo arrivati fino a 950 pazienti Covid in un'azienda da 1100 posti. È stato probabilmente l'ospedale che ne ha avuti di più in tutta Italia all'inizio, è stato molto peggio. Adesso la difficoltà è che non essendo stati zona rossa o arancione per molto tempo, abbiamo tanti pazienti bianchi in ospedale, tanti pazienti non Covid e questo rende più difficile la rimodulazione in questa fase. E dobbiamo cercare di gestire tutti e ora come ora dobbiamo per forza ragionare come rete, lavorare insieme alla Regione Lombardia. Senta, le chiedo ancora questo, il peso sulla quotidianità vostra di medici in prima linea, quante ore lavorate al giorno, riuscite a tornare a casa? No, guardi, mi lasci dire una cosa, io ho un'ammirazione incredibile, io ho lavorato in pronto soccorso fino a 3 mesi fa quando mi hanno cambiato l'attività e mi sono messo a fare il bed manager, ma io ho un'ammirazione incredibile per i miei colleghi che lavorano nell'ambito Covid e anche per tutto il personale infermieristico e tecnico, perché fanno un lavoro di sacrificio persistente che dura da un anno, che è difficile descriverlo, l'enfasi che metto nelle mie parole è legata al fatto che è difficile descriverlo conoscendo le storie quotidiane di tutti loro, è davvero, sono da ringraziare, la situazione funziona e si cerca di farla funzionare grazie a loro.